Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Nel video di questa domenica vi porto con me nel cuore della Toscana ad incontrare un personaggio molto importante nell'ambito bonsaistico italiano. In questo racconto della sua vita ci narrerà della sua esperienza con il Giappone, con i vari maestri giapponesi che ha incontrato e anche con le piante che ha raccolto. Spero che l'intervista possa essere estremamente interessante di vostro gradimento. Nel qual caso fatemelo sapere nei commenti e vi lascio all'intervista. Bene, allora io sono Lorenzo Agnoletti, mi occupo di bonsai in pratica dal 1985-86, però lo conoscevo già prima negli anni 80, inizi anni 80, e l'ho conosciuto praticamente all'università. Andavo all'Università di Agraria a Firenze, stavo seguendo il corso per architettura del paesaggio e quindi da lì c'è stato anche uno studio dei giardini orientali, cinesi, giapponesi eccetera, e in quell'occasione appunto ho conosciuto il bonsai. Era interessante, sarebbe rimasta così un interesse diciamo superficiale se non per il fatto che a Firenze a quei tempi c'era uno dei pochi bonsaisti appassionati che aveva viaggiato in Cina e in Giappone e che quindi aveva conosciuto diciamo, un po' più in maniera approfondita o se non altro di persona quello che era il bonsai. E quindi l'ho conosciuto, abbiamo incominciato a fare bonsai insieme, abbiamo fondato insieme credo il primo bonsai club d'Italia nel 1984, e poi in seguito abbiamo partecipato e anche diciamo messo su l'associazione italiana bonsai, e nell'86 sono entrato a lavorare in una grande ditta dove c'era produzione e commercializzazione di bonsai, e poi c'è stata anche in seguito anche importazione, e niente, da lì poi ho iniziato a girare, andare a fare dimostrazioni, partecipare a congressi, fare laboratori eccetera. Ho partecipato alla prima mostra europea che è stata fatta ad Heidelberg nel 1988, e in seguito anche alle altre mostre europee che sono state organizzate, e da lì poi è iniziata anche la mia conoscenza attraverso questa grande ditta di maestri che sono stati invitati per fare laboratori e dimostrazioni, e quindi ho conosciuto diversi grandi maestri giapponesi, ma non solo, anche statunitensi e inglesi. Poi a un certo punto io ho fatto un viaggio in Giappone dove per il mio conto personale, ma sono andato anche da diversi maestri per invitarli a fare appunto dimostrazioni dove lavoravo, e lì ho conosciuto il maestro Kunio Kobayashi ed è nata diciamo una sorta di amicizia. A un certo punto il maestro Kobayashi mi ha invitato nel 2001 ad andare a lavorare da lui. Ho fatto le valigie e sono stato 6 mesi a lavorare dal maestro Kobayashi nel suo giardino, che ora diciamo mi sono un po' ritirato, perché mentre prima partecipavo anche a concorsi eccetera, laboratori un po' in giro, un po' in tutta Europa, adesso mi sono un po' calmato, faccio un po' una selezione qui da me a casa, faccio laboratorio. Nel 98 io frequentavo la scuola di arte bonsai con il maestro Deo Suzuki. Praticamente il maestro Deo Suzuki a un certo punto ha detto: no, perché qua in Italia non si organizza una sezione della Nippon Bonsai Sakka Kyokai, che è l'associazione giapponese degli artisti bonsai, dove anche il maestro Deo Suzuki era socio. E nel 2000 abbiamo messo su questa associazione. Abbiamo fatto una prima mostra a Bressanone e niente, poi in questa associazione sono arrivati vari appassionati, istruttori, eccetera, un po' da tutta Europa. Praticamente noi siamo l'unica sezione di un'associazione giapponese di bonsai appunto al di fuori del Giappone. Come sono stati 6 mesi in Giappone con Kobayashi?
Divertenti, devo dire divertenti perché sono stato, diciamo, fortunato perché il maestro Kobayashi, che tra parentesi è uno dei più giovani dei maestri giapponesi, si è dimostrato molto, molto poco giapponese, nel senso che nel giardino non c'era una disciplina rigida, non solo verso di me, ma anche verso gli altri allievi e in generale un po' verso tutte le persone da parte del maestro Kobayashi, e quindi ho avuto la possibilità di andare a visitare anche mostre, altre collezioni insieme a lui, insieme agli allievi, eccetera. E, cioè, non siamo rimasti chiusi per Per 6 mesi a 6 mesi. lavorare dalla mattina alla sera. È stato interessante anche perché non solo ci ha portato a vedere mostre di bonsai, ma siamo stati anche a vedere mostre di pittura, di scultura. Quindi sono stati 6 mesi molto molto intensi ma interessanti, sì. Diciamo una sorta di esperienza a 360 gradi. Sì, perché oltretutto il maestro Kobayashi è diventato attualmente praticamente l'insegnante capo della scuola del Keido, che sarebbe la scuola di esposizione, la scuola estetica, che riguarda appunto l'esposizione, come mettere i bonsai, come disporli nel tokonoma, ma non solo, un po', diciamo, fa parte, il Keido fa parte di tutta quella attenzione verso gli ospiti, che va sotto il nome di Kasari, che vuol dire accomodare il proprio giardino, ma viene fatto questo perché viene fatto perché c'è l'ospite che arriva, e quindi non è solo un discorso di tecnica e basta. Ecco, qui c'è anche, o si va anche oltre quello che è semplicemente il mostrare bonsai. Vuoi parlarmi di come hai iniziato, diciamo, la tua collezione? Perché ho visto che ci sono tante piante raccolte e se mi vuoi parlare anche, se preferisci appunto piante raccolte, penso di sì, e qual è il tuo parere a riguardo? Dunque, diciamo che quando io ho iniziato, questo signore appunto di Firenze, dal quale sono andato per primo e che ho conosciuto, eccetera, lui, vabbè, essendo stato in Giappone, aveva visto che in realtà, diciamo, gli esemplari migliori erano tutte piante raccolte. E quindi non c'era dietro, certo, un fatto di coltivazione, di tempo, eccetera, ma erano già piante che avevano una certa personalità. Certo. E quindi, iniziando con lui, io ho iniziato praticamente da subito a cercare di imparare come cosa cercare e soprattutto cosa era possibile prendere, e poi di seguito naturalmente anche farlo attecchire, perché quella era la parte importante. E niente, ammetto che tante piante sono morte all'inizio perché si seguivano quei pochi libri che c'erano e che non erano poi veramente esaurienti sul discorso della raccolta. E poi anche per il fatto che ci siamo accorti poi dopo che lì si parlava di piante di specie giapponesi. E il Giappone ha un clima praticamente contrario al nostro, e anche le specie si sono adattate a quel tipo di clima. In che senso contrario al È nostro? contrario al nostro, ad esempio, in Giappone è molto facile raccogliere in primavera, perché tanto poi ti puoi aspettare dei mesi abbastanza caldi ma molto piovosi. Quindi l'umidità rimane alta. Umidità, a giugno in Giappone è il mese delle piogge, cioè. In Giappone le azalee crescono al bordo della strada, qui da Certo, è noi è un po' vero. difficile. E quindi siamo accorti magari che tante volte era più semplice da noi raccogliere, che so, in autunno, per cui certo la pianta poi andava protetta durante l'inverno, ma poi tranquillamente con la primavera, l'umidità della primavera, eccetera, la pianta attecchiva e stava bene, mentre invece se si raccoglieva soprattutto piante magari prese in montagna in primavera, poi venivano portate giù da noi e arrivava subito questo caldo secco che per la maggior parte delle piante non era proprio la cosa migliore. Poi non tutti avevamo una serra, si poteva provare con i sacchetti trasparenti, ma non è che funzionavano poi benissimo. E quindi all'inizio sì, ci sono state un po' di difficoltà. Poi con il tempo, un po' anche soprattutto con l'esperienza e soprattutto avendo fatto un po' di occhio su quello che
era possibile raccogliere, non possibile e non raccogliere, cioè tante volte lasciare la pianta lì perché tanto ti accorgevi che era inutile stare a scavare o vedere, eccetera, perché ormai non c'erano radici, non c'erano capillari, quindi era inutile. Diciamo che dopo una decina di anni la percentuale di attecchimento è diventata molto, molto alta. 10 anni, quindi non è che Eh sì. raccogli e poi diciamo dopo 5 anni puoi tranquillamente avere un bonsai finito. No, 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 no. No, quando raccogli una pianta, indipendente dai latifogli, un pochino sono un po' più veloci, ma il conifere, qualsiasi tipo di conifera, lo devi lasciare in pace per almeno 3 anni nel vaso di coltivazione, e poi puoi pensare se la pianta sta bene, radicato bene, eccetera, puoi pensare di incominciare a fare qualcosa. No, no, bonsai con le piante raccolte, in casi rari di fortuna, in 7-8 anni riesci ad avere una pianta, diciamo, a un buon livello. E chi si avventura per questa strada per raccogliere le piante, lo consigli? Io direi, cioè, con l'esperienza del dopo, forse è meglio prima iniziare, se uno non ha già una buona cultura del verde, penso sia meglio iniziare con piante da vivaio, magari piante anche che sono molto, resistono molto a qualsiasi errore, tipo le latifoglie, e cominciare da lì, vedere se uno riesce a tenerle bene, a seguirle, a migliorarle, eccetera, allora da lì poi può anche incominciare, cioè si fa un po' una base dove Certo. può magari poi con l'esperienza riuscire a trattare meglio le piante raccolte. Quindi diciamo partire da una base un attimo più conoscitiva, Sì, imparare a coltivare prima piante, che senso ha, e poi come ultimo step la raccolta in un bigliettino. con il senno di poi, cioè quando ho Certo. iniziato io non c'erano. Non c'erano queste cose. Infatti, io ho avuto un salto di qualità quando sono entrato a lavorare in questa grossa ditta, perché lì c'erano persone che non facevano bonsai, ma che avevano un'esperienza e una capacità del verde che io non immaginavo, ecco, capaci di capire a distanza la salute di una pianta, eccetera, e sapere quando è che potevano fare certe cose. Bene, anche se venivo da studi di agraria, non Ti ne avevo capisco. proprio. E poi comunque lo stadio finale non è quello di avere una pianta, diciamo, che ha raggiunto un buon livello, perché quando già sei a un buon livello sei forse a metà di quello che può essere veramente inteso come bonsai, perché poi dopo ci sono gli anni di lavori piccoli, grandi, relativi, ma anche soprattutto piccoli lavori di manutenzione, di mantenimento, che sono quelli che aumentano poi alla fine il fascino della singola pianta. E quindi secondo te che cos'è il bonsai? Ma alla fine per me, comunque, in ogni caso il bonsai per me è e rimane l'imitazione di un albero in natura. Quindi, per quanto è possibile, io cerco sempre di rispettare più o meno le forme naturali che può assumere quella specie in natura, anche se poi in certe condizioni alcune specie assumono anche dei portamenti, diciamo, diversi, degli abiti diversi da quello che si ritiene il comune abito di quella specie. Il punto principale è quello. L'altro punto è che naturalmente, se non è possibile in tutte le piante, ma in alcune piante che uno ha, devono alla fine appunto assumere una propria personalità, devono essere una presenza, cioè non devono essere la ripetizione di un cliché fatto in quel modo, con quelle forme, con quelle proporzioni. Ogni singola pianta deve avere una sua personalità, o almeno cercare di dargli una personalità. Il bonsai è un'opera di artigianato, o anche se qualcuno vuole, di arte, che non è mai completa. È sempre in divenire, per quello è anche un po' difficile da inquadrare in certi schemi, diciamo, artistici. Vorresti dare consiglio, un consiglio a noi giovani, leve, un consiglio a chi si approccia al Ma
al bonsai, soprattutto in Italia all'inizio. Direi che il percorso ormai è quasi segnato, nel senso che arrivare ad un club locale, cercare di imparare un po' lì come, cioè, i fondamenti del discorso di coltivazione, soprattutto quello. Seguito, se uno vuole, diciamo, affinare quello che sa fare, eccetera, credo sia quasi indispensabile o trovarsi una persona veramente esperta, veramente, insomma, in gamba che possa aiutarlo, o se non entrare in una scuola. Se poi uno vuole andare in Giappone, Perché no? cavoli suoi, perché a me è andata bene, ma ad altre persone sono andati da altri maestri, hanno trovato situazioni un po' dure, sinceramente. Ti ringrazio, allora, Prego, grazie è stato veramente. un piacere.